Allora, buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi all'edizione dell'edilizia ai tempi del coronavirus. Oggi parleremo di edilizia ospedaliera, l'evoluzione dell'ospedale nella riorganizzazione sanitaria e il ruolo dell'architettura in questo settore. Abbiamo come partecipante alla tavola rotonda Tiziano Binini, progettista, presidente e fondatore di Binini Partners, Franco Bontempi, ordinario di tecnica delle costruzioni alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università degli Studi di Roma Sapienza, Stefano Canali, business development di Mitsubishi Electric, Claudia Chiti, International Business Development di Manni Green Tech e Michele Conversano di Manni Group, scusatemi, Michele Conversano, past president di Siti, la società italiana di igiene, e oggi direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto e direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Taranto. Proprio una persona nel caldo del problema, e infine Simone Monotti, presidente Ordine degli Ingegneri di Terni. Chiaramente questo momento sta generando molti problemi in tanti settori. Ovviamente l'ospedale è il primo di questi che ne risente. Tiziano Benini, ingegnere, dopo 40 anni di esperienza, al di là che si aspettava una situazione così sull'edilizia ospedaliera dopo tanto lavorarci, quali sono però i modelli organizzativi che rendono oggi l'ospedale inadatto ad affrontare un'emergenza di questo tipo? Nel senso, ci troviamo appunto, come dicevamo, in una situazione in cui gli ospedali si stanno riorganizzando, però evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel loro modello organizzativo. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e complimenti per l'iniziativa che vedo molto interessante e seguita. È un tema complesso, nel senso che io sinceramente, la mia esperienza, non mi sarei mai aspettato di vedere un sovraccarico di pressione così rilevante sugli ospedali, tra l'altro in un'area come quella lombarda che dispone sicuramente di tanti presidi nuovi, ospedali recentemente realizzati, molto belli. Sicuramente molto ben organizzati e così via. Cosa dire? Sicuramente mi pare questa epidemia sarà vinta soprattutto forse col lavoro sul territorio, col distanziamento sociale, con tutti i provvedimenti che sono stati presi, che oggi sembra inizino a dare frutti concreti, soprattutto per alleggerire appunto la pressione sull'ospedale, perché non può diventare l'ospedale praticamente quello che raccoglie praticamente tutti i bisogni sul territorio. Solo nel momento e nelle regioni, ad esempio da noi in Emilia-Romagna, fortunatamente per certi versi l'onda dei contagi è arrivata con alcune settimane di ritardo e quindi le strutture ospedaliere hanno avuto più tempo per preparare, organizzarsi, affrontare e forse qui non abbiamo vissuto le situazioni di criticità che invece mi pare ci sono stati in altre realtà territoriali. Premesso questo e premesso che sicuramente questi mesi di criticità per tutto il paese, ma anche per tutto il mondo, richiederanno sicuramente degli approfondimenti sotto il profilo della progettazione e della programmazione delle nuove strutture. Però se posso permettermi alcuni criteri, alcune cose erano ormai abbastanza evidenti, cioè l'ospedale nuovo, come lo chiamiamo noi, l'ospedale moderno, i nuovi modelli dovevano già prevedere come dire, un salto di scala, secondo noi, un salto di scala perché ormai l'ospedale inteso come concentrato delle maggiori risorse tecnologiche, organizzative e di competenze del personale richiede sicuramente strutture completamente nuove. Quindi, il fatto di avere un ammodernamento del patrimonio ospedaliero nazionale che sia fondato su criteri che sono diventati evidenti negli ultimi anni, sostanzialmente. Noi credo, almeno negli ultimi 10 anni, anche lavorando all'estero, abbiamo lavorato con l'Harvard Medical School di Boston, abbiamo lavorato con l'Arabia Saudita, abbiamo lavorato in Libia, ci siamo confrontati con molte realtà internazionali. E abbiamo ormai messo a punto degli schemi che sono completamente diversi anche dagli ospedali che noi realizzavamo prima di 10 anni fa. Cioè, oggi, secondo me, l'ospedale deve essere una macchina estremamente efficiente, una macchina dove abbiamo spazi completamente aperti, strutture completamente libere,
Non possiamo affrontare, ad esempio, i temi della sismica con la tradizionale distribuzione di corpi di controventamento che vanno a impedire le funzioni, i percorsi, gli spostamenti anche nel tempo. Quindi abbiamo messo a punto un modello già realizzato in varie occasioni che sicuramente si presta molto a questo tipo di lavoro. Tiziano Binini, entriamo appunto nel tema caldo della giornata, cioè un nuovo ospedale come va progettato, no? Posto che sia la buona progettazione a favorire anche la gestione delle grandi emergenze. Quindi, non so, abbiamo un patrimonio sicuramente immobiliare ospedaliero molto vecchio in Italia, l'ospedale è un edificio che in realtà invecchia velocemente. E quali sono le soluzioni per l'ospedale del domani? Anche magari alla luce di questo nuovo ospedale Galeazzi di Milano che state completando proprio in questo periodo. Innanzitutto la rapidità della realizzazione, cioè i bisogni cambiano rapidamente, la cultura si innova, le tecnologie migliorano e rendono obsolete cose che pochi anni fa si facevano. Quindi bisogna essere tempestivi, i tempi di progettazione non possono superare 1 o 2 anni, i tempi di realizzazione anche di un grande ospedale devono essere di 3, massimo 4 anni. Non si può pensare di metterci 10 anni a costruire e mettere in funzione un ospedale, perché vuol dire realizzare un'opera che è fotografata sui bisogni di più di 10 anni fa. Quindi la rapidità che il nostro paese deve recuperare è una delle prime assolute condizioni. Poi, dal punto di vista invece tecnico e concettuale, le cose sono, secondo me, in linea di massima abbastanza chiare. Cioè, l'ospedale deve essere un insieme. Prima si parlava di orchestra. Io credo che, adesso parlando del progetto, ovviamente, il direttore d'orchestra deve essere il progettista maturo che sa tener conto di tutte quelle varie operazioni. Poi ci sono altri direttori d'orchestra che stanno solo sopra di lui, che sono coloro che gestiscono le procedure, i programmi, mettono in funzione le opere, per carità. Però sul progetto, il progetto deve essere un insieme di culture, che vanno tra loro coordinate e integrate. Cioè, l'ospedale prima di tutto deve essere bello e umanamente gradevole, deve essere sentito bene dalla popolazione, dagli operatori e quant'altro, ma deve essere calato su un modello che funziona assolutamente, non può essere una concessione a delle cose, come dire, gratuite. La prima questione, secondo me, sono maglie regolari, sono campate molto larghe. Oggi noi progettiamo gli ospedali, l'ultima maglia che abbiamo realizzato è 8 metri per 8 metri 50. È una maglia che consente di inserire tecnologie importanti e abbiamo altezze di interpiano oggi che raggiungono anche 6 metri d'altezza. Cioè, abbiamo maglie minime, altezze minime che vanno da 4,50 m, ma prevalentemente stiamo sui 5,50 m e arriviamo a 6 metri, quando ad esempio è possibile anche ricavare dei controsoffitti calpestabili, cioè di avere delle strutture molto ampie che consentono di cambiare velocemente nel tempo, di inserire macchine nuove, di inserire impianti nuovi e di cambiare velocemente l'allestimento dell'ospedale in funzione di bisogni che cambiano. Abbiamo realizzato fino a poco tempo fa sale operatorie in altezza di 3,20 m. A tutti noi sarà capitato, sapete benissimo che disperazione è infilare tutte le cose che servono e poi quanto è difficile andare a mantenerle, a cambiarle, a fare le sostituzioni, a fare le riparazioni e così via. Quindi l'ospedale nuovo deve essere una grande fabbrica con una struttura molto ampia e con delle aree di lavoro anch'esse molto ampie. Per fare questo, noi abbiamo realizzato, ad esempio, tutti i percorsi in nuclei che cerchiamo di portare quanto più possibile fuori dalla pianta centrale dell'edificio, e questo ci aiuta anche a realizzare quella suddivisione netta di percorsi che è l'altro elemento essenziale e che, ad esempio, in questa emergenza, secondo me, avrebbe molto aiutato intanto a selezionare gli ingressi. Ad esempio, abbiamo in molti casi parcheggi interrati che, come nell'esperienza, ad esempio, israeliana, potrebbero essere stati tutti utilizzati come specie di ospedali dormienti per la accoglienza, per la selezione, per il controllo di tutti quelli che sono gli accessi.
Ma la base è che le merci pulite devono viaggiare per loro conto, devono fare scopa con le aree per l'accettazione e la logistica, devono rifornire le farmacie, tutti i materiali e quant'altro, e possibilmente devono avere delle distribuzioni anche automatizzate, in modo che il controllo di tutto quello che si muove nell'ospedale sia attentamente sorvegliato. Le persone vanno distinte, abbiamo gli ingressi delle emergenze e gli ingressi del pubblico. E i pazienti devono viaggiare per conto loro attraverso le varie aree dove devono avere le prestazioni, cioè alla degenza, alla sala operatoria, alle diagnostiche, ai laboratori e quant'altro. Occorrono percorsi assolutamente divisi e dedicati, e poi una spinta fortissima alla digitalizzazione può essere quello che poi gestisce e controlla tutto quanto. Insisto sulle aree aperte, come? Insisto appunto sulle aree aperte perché in questo modo è possibile fare reparti di degenza che forse sono le cose, come dire, la parte alberghiera è oggi forse la parte più semplice dell'ospedale. Fermo restando che se abbiamo degenze che sono organizzate in un'area a ferro di cavallo attorno a tutto quello che sono gli spazi del personale che dispone dei propri servizi, dei propri ausili e dei propri materiali senza dover andarsene a cercare troppo lontano. E che abbia non più di 8-10 metri da queste postazioni centrali fino alle camere di ogni paziente che deve assistere, cioè bisogna innovare completamente il modello. Non più ospedali fatti a corridoi, ma ospedali dove la densità di lavoro del personale per metro quadrato sia importante. In questi tipi di spazi, che poi si possono ottenere, mi richiamo a quanto diceva il professor Bontempi. Si possono ottenere congiunti sismici che oggi noi attrezziamo con connettori di taglio e short transmitter. Non possiamo avere dei nuclei che spezzano le unità centrali dei reparti, facendo sì che le due facciate siano come una sorta di vecchi corpi tripli che vengono semplicemente assemblati fra di loro. L'organizzazione deve essere completamente diversa. Ultimo punto per fare una sintesi molto spinta. E anche la dotazione di spazi, come dire, di supporti. Questo concetto dell'ospedale dormiente, che fino a qualche anno fa si pensava, almeno da noi in Italia, ospedale dormiente di cui in Israele, ad esempio, hanno in quasi tutti gli ospedali, là vivono Ce perennemente lo in descriva guerra. meglio come, che cosa significa un ospedale dormiente esattamente? In molti ospedali israeliani, mi riferisco a questi perché sono realizzati, non mi risulta che in Italia ce ne sia ancora uno realizzato, se non questo che noi stiamo costruendo al Galeazzi. Ma praticamente voi avete tutta la piazza dei parcheggi che normalmente sta sotto l'ospedale, che in 2 ore, 3 ore diventano completamente i posti letto. Cioè sono tutti attrezzati, hanno i gas medicali, hanno già gli allacci alle pareti, hanno già la segnaletica interna che individua le unità del personale, le terapie intensive, tutto quello che serve. Durante, diciamo, il tempo di pace sono parcheggi, tu vai dentro, metti la tua macchina, in tempo di guerra, attacchi missilistici, quant'altro e così via, 3 ore e attrezzi centinaia di posti letto, ovviamente per una E prima Galeazzi emergenza. come si pone in questa Allora, situazione? Galeazzi, che è per anche tutta una serie di ragionamenti urbanistici, qui il discorso sarebbe molto ampio, si è scelto di realizzarlo nell'area ex Expo a Milano, che era una delle poche aree disponibili importanti per realizzare un grande ospedale. Evidentemente all'Expo non era possibile fare un ospedale orizzontale, qui si può aprire tutto un ampio dibattito su chi è fautore dell'ospedale orizzontale rispetto a quello verticale e così via. Ma evidentemente i bisogni sociali, le configurazioni urbanistiche sono quelli che dettano, secondo me, le regole. Il progettista deve trovare le soluzioni, deve risolvere. Quindi all'Expo il Galeazzi è diventato un ospedale verticale. È alto 16 piani utili, ha delle altezze di interpiano rilevanti come quelle che dicevo prima. Le altezze di interpiano sono quelle che consentono, ad esempio, gli impianti di evacuazione dei fumi, di tenere libere le vie di fuga, di montare angiografi, macchine diagnostiche e quant'altro nelle sale operatorie. Abbiamo sale ibride che solo al netto della sala sono 100 metri quadrati, poi hanno le attrezzature ovviamente di supporto per far funzionare le macchine, i locali di controllo, di servizi e quant'altro.
Quindi una sala operatoria, un'elettrodinamica, un'elettrofisiologia e così sono macchine veramente molto complesse. Se non abbiamo una struttura adeguata anche come carichi, noi abbiamo solai interamente gettati in opera con sovraccarichi dell'ordine di 2000 kg, cioè a volte tra tavolo operatorio, apparecchi diagnostici, si mette un attacco, ci sono pensili sospesi, molto spesso le nuove sale operatorie hanno quattro pensili, quindi una dotazione anche di carichi strutturali è veramente importante. Ma ritorno alla configurazione, cioè un ospedale verticale, teoricamente in Italia non sarebbe oggi ammesso dalla normativa, perché la normativa antincendio richiede che ogni facciato, ogni piano sia raggiungibile dall'esterno. La scala antincendio più alta che abbiamo in Italia è quella dei Vigili del Fuoco di Milano, che arriva a 50 metri. Quindi cosa abbiamo fatto? Dai 50 ai 90 metri, a 50 metri abbiamo messo il settimo piano, che è il cosiddetto piano calmo per l'evacuazione in verticale dell'edificio. Allora, moltiplicazione ovviamente delle vie di esodo in verticale, quindi tutte le macchine sono a sicurezza antincendio, quant'altro e così via, e al settimo piano abbiamo la possibilità di ospitare 120 posti letto. Sono già attrezzate, gli impianti sono distribuiti sulle pareti e in un caso come quello che ci sta capitando oggi poteva essere, se fosse già stato realizzato, uno spazio dove probabilmente in poche ore, magari diciamo 2 giorni, si poteva attrezzare anche per le parti di terapia intensiva. Quindi oggi noi siamo stati molto colpiti da questa emergenza sulle terapie intensive, che invece normalmente non ce lo saremmo aspettati, diciamo così, ma Certo. purtroppo gli incidenti rilevanti capitano e quindi questo esempio mutuato dall'esperienza, ad esempio, israeliana, secondo me è molto interessante che da noi in Italia, dicevo anni fa, abbiamo studiato una soluzione analoga per i gemelli a Roma, poi non si è realizzato. Purtroppo nei nostri ospedali, oltre a queste nuove idee che ormai da 10 anni sono mature e abbastanza diffuse in giro per il mondo, cioè quindi lavorare su maglie ampie, altezze importanti e così via, è una cultura ormai diffusa negli Stati Uniti, nei Certo. paesi del Medio Oriente e quant'altro e così via, però richiede una dotazione anche di risorse, cioè noi spesso progettiamo i nostri ospedali, non abbiamo i finanziamenti adeguati, ci raccontiamo che costano cifre che poi si raddoppiano in corso d'opera e molto spesso facciamo ancora le opere divise in 3 stralci. Allora, qui ritorniamo al tema della programmazione, della velocità. Se tu non hai neanche i soldi per fare l'ospedale base, com'è che puoi fare dentro a questo l'ospedale dormiente, avere la flessibilità per i No, è laboratori, chiaro. avere tutta una serie di cose? Quindi No, è una bisogna rivedere questione. le priorità, probabilmente creare un piano che riprenda anche, come dire, la straordinarietà tra le sue ordinarietà, perché il problema che oggi stiamo vedendo è proprio quello, cioè che l'occasione di eventi straordinari bisogna rivedere la catena sanitaria e immaginare un nuovo modo. Uno dei modi che è stato immaginato oggi dalla Protezione Civile è quello del posto medico avanzato, che diciamo definiti PMA, che sono quelle strutture medicalizzate che effettuano, diciamo, un post-triage per suddividere i pazienti, che sono quelle che si usano in guerra. E diciamo la Protezione Civile le sta mettendo in atto. Oggi stesso a Milano è stata fatta la conferenza stampa di lancio di un nuovo dell'ospedale fatto alla Fiera di Milano, dove sicuramente sono stati organizzati nuovi posti di terapia intensiva che lunedì verranno collaudati gli 8 moduli per 54 letti. Quindi cominciano ad esserci tutta una serie di soluzioni emergenziali che si mettono in campo. Ecco, allora, alla luce di questo discorso della manutenzione, entriamo un po' nel tema che l'unico di quelli che da casa su cui ci stanno sollecitando risposta non abbiamo forse toccato, che è quello dell'esistente. Allora, sicuramente abbiamo già risposto a molti che interloquivano sul tema come progettare l'ospedale del domani, come attrezzare nuove strutture, dove posizionare queste nuove strutture, eccetera. Ma dall'altro lato, quello che esiste anche in un discorso che viene sollevato sul tema della riduzione dei costi e dei tagli, cioè dei tagli che sono stati fatti alla sanità negli ultimi anni, allora
una battuta su cosa fare delle strutture esistenti, cioè conviene svuotarle e costruirne di nuove o conviene intervenire e intervenire come? Vorrei sentire Binini. Avete citato Pisa, che è un esempio classico. Noi abbiamo fatto il piano attuativo di Cisanello nel 2004-2006, approvato con la variante urbanistica e quant'altro. Credo che siano passati circa 15 anni e i lavori, adesso non sono aggiornatissimo, ma credo che siano definitivamente appaltati non da molti mesi. Quindi ho saputo delle varie vicende giudiziarie, di ricorsi e quant'altro. Quindi un grande ospedale come Pisa, che è uno dei maggiori ospedali di insegnamento d'Europa, a Pisa non avete abbastanza malati per gli specializzandi che l'università e la scuola medica dovrebbero formare, no? Lì è stato avviato in tempi non sospetti un grande piano dove tutto il Santa Chiara, che tra l'altro è di fianco a Piazza dei Miracoli, è nato, fronteggia tutta la direzione aziendale e quant'altro, è su Piazza dei Miracoli, che ha portato avanti quindi la Regione Toscana un grande piano di riqualificazione, tra l'altro con un progetto vinto da Cipro, mi pare. E con lo spostamento dell'ospedale sostanzialmente a Cisanello, dove c'erano le aree sufficienti per portare l'università, la scuola medica, avere un ospedale integrato alla formazione, perché l'altro elemento fondamentale che ormai i nostri ospedali devono avere, soprattutto quelli chiamiamoli di eccellenza o non di base sul territorio, è una stretta integrazione tra la formazione, la ricerca e l'assistenza ai pazienti. Questo per una ra più rapida trasmissione delle nuove conoscenze e all'assistenza alle persone. Quindi, allora, è chiaro che a Pisa, in una realtà storico-architettonica e monumentale di così grande rilevanza, probabilmente un intervento su Santa Chiara era, cioè, una città di rilevanza mondiale, quindi un esempio che forse può diventare facile. Ma molte delle strutture esistenti degli ospedali, se le guardiamo non dal punto di vista ospedaliero, sono dei bellissimi edifici, delle bellissime costruzioni, sono spesso inserite nei centri storici delle città in posizioni veramente importanti. Sono spesso edifici che si prestano molto bene a fare delle cose di base sul territorio, vicine alla popolazione, vicine all'università, agli studenti, alla ricerca, alla formazione, e male si prestano invece a garantire in sicurezza degli ospedali altamente tecnologici. Quindi, secondo me, non bisogna più sforzarsi di riqualificare edifici che sono strutturalmente, fisiologicamente superati per determinate funzioni, e bisogna riorganizzare, dato che la salute pubblica non è legata solo all'ospedale. L'ospedale, a parte che anche gli ospedali esistono, gli ospedali di base, gli ospedali di riferimento, abbiamo le reti ospedaliere e quant'altro e così via, abbiamo gli ospedali specialistici che svolgono funzioni particolari e così via, anche se in un qualche modo sempre meno, perché ormai l'integrazione sta diventando una delle regole necessarie per poter curare bene. Le patologie sono molto spesso diffuse, intersecate tra di loro, lo vediamo anche in questa epidemia, no? Dove molto spesso il virus è micidiale, ma in presenza soprattutto di altre patologie, di altri problemi, di altre cose. Quindi io credo che ci sia un largo spazio per riqualificare l'esistente, ma anche eventualmente per dismetterlo quando questo non è più funzionale ai bisogni. Questi ospedali, il caso di Santa Chiara è emblematico, ma sono sicuramente anche delle opportunità di valorizzazione di patrimonio immobiliare in zone, importanti delle nostre città. Dal 2008 purtroppo viviamo una crisi immobiliare che non si presta tanto a questo ragionamento, nel senso che finché l'Italia non riuscirà a superare questo momento di difficoltà, perché adesso abbiamo l'emergenza pandemia, ma dal 2008 ad oggi sono fallite la stragrande maggioranza delle imprese italiane, Certo. piccole, medie e grandi. Anche le grandi imprese stanno resistendo. Le possiamo contare sulle dita di una mano ormai, quelle che ci sono ancora attive, poi probabilmente con molti problemi finanziari. Quindi è crollato un sistema. Questo vuol dire che da un certo punto di vista sta venendo anche a meno un sistema di sapere, cioè di persone che sapevano costruire, sapevano organizzare i cantieri, sapevano, ed è venuta a mancare una fetta di economia.
Cioè da noi a Reggio Emilia sono fallite tutte le cooperative, come anche in Emilia-Romagna, credo che fosse un comparto dell'ordine di 1,5 miliardi di fatturato, 1.500 famiglie che giravano intorno e così via. E quindi oggi il mercato immobiliare non aiuta a fare questi ragionamenti, però molto spesso se non mi capita di frequentare tanti edifici, ad esempio delle ASL, ma da Milano a Roma. Conosco un po' meno il sud perché a parte la Puglia non abbiamo mai fatto granché. Cioè, spesso noi entriamo in edifici storici, bellissimi, nel pieno centro delle città, che sono edifici monumentali, magari riscaldati con 30 gradi e le finestre tutte aperte, dove in un intero edificio ci sono magari quattro impiegati. Secondo me bisognerebbe ripensare a un piano di utilizzo di queste strutture. Ma anche facendo, io spesso provocatoriamente dico, facciamo un parametro di ore lavorate a metro quadrato riscaldato delle strutture, perché questi conti Assolutamente nel primo corretta questa cosa, fanno. ne parlavamo anche ieri parlando di questo travolgimento dall'ufficio stanziale a quello ovviamente dello smart working e quindi dello svuotamento di una serie di edifici e quindi delle conseguenze sulla mobilità e sulle emissioni di inquinamento nelle città, per cui c'è un progetto che si potrebbe mettere in atto di rivisitazione proprio delle modalità di lavoro e quindi dell'uso degli spazi che ne rimangono. Leggo anche tantissime altre domande che riguardano. Posso fare una battuta su tutto? Capisco la risposta del professor Bontempi che poi si riferisce a elementi, diciamo, più strutturali. Secondo noi le pareti mobili andrebbero benissimo per gli allestimenti interni, cioè fatti di materiali che non emettono emissioni, che siano facilmente lavabili. Cioè, è evidente che il cartongesso è di grande rapidità, di minimi costi, e li stiamo usando tutti noi anche in questo momento. Però è anche abbastanza evidente che tutte le volte che sposti una parete di cartongesso a livello di polvere, di cor, così via, quelle due stanze, quel mezzo reparto, quel reparto intero lo devi mettere fuori servizio. Allora, una parete mobile che possa essere disegnata per la camera tipo, per l'ambulatorio tipo, per la terapia intensiva tipo. Perché, ad esempio, vedo anch'io realizzare queste terapie intensive in open space, che capisco che in questo momento di carenza di personale non si possa fare diversamente, ma abbiamo dei pazienti intensivi che teoricamente andrebbero trattati in box, con pressione negativa e quant'altro. Cioè, ci stiamo dimenticando, ovviamente, nelle emergenze, facciamo quello che si può, come si faceva in guerra, e come racconta qualche amico che è andato a operare i bambini in Siria, attaccavano le flebo alle piante per riuscire a operare anche in condizioni di emergenza. Però se noi avessimo un sistema di pareti attrezzate da ospedale con dentro i gas cablati, le strutture metalliche dimensionate, anche per garantire la sicurezza degli elementi secondari in caso di sisma, perché molto spesso magari le strutture non vengono giù, ma si spaccano i tubi del gas, si scollegano altre cose e l'ospedale deve fare il servizio comunque. L'ospedale in caso di calamità deve funzionare, quindi questo è il problema. E allora avere pareti prefabbricate, come quelle che si usano per i laboratori, per le sale operatorie, così via, tutto l'ospedale potrebbe essere prefabbricato. E da questo punto di vista l'utilizzo dell'acciaio potrebbe essere molto, molto comodo. Segnalo che all'estero sono abbastanza usate, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente questi sistemi li usano. Non li usiamo noi per il motivo che dicevamo prima, perché sono più costosi, sono sistemi più costosi, vanno realizzati in fabbrica, sono certificati e quando tu fai gli appalti al massimo ribasso le imprese falliscono, cioè non ce le stiamo potendo permettere. Proprio secondo me questa è la realtà. Cioè, credo che comunque questa situazione ha messo in luce un grande problema, che se non si investe sulle cose, poi quando ne hai bisogno, non ce le hai. Assolutamente. Allora, diciamo che adesso questo tema è un altro delle quantità di domande che stanno giungendo, che riguardano le procedure, la certezza dei tempi, la certezza dei processi, il non contenzioso tra chi si aggiudica un appalto, perché chiaramente in una penuria di appalti ovviamente poi tutti convergono su quello lì e poi alla fine ci si ritrova a litigare. Non possiamo rispondere oggi, abbiamo già sforato di qualche minuto, quindi io vorrei ringraziare i nostri relatori, è stato sicuramente un momento
di approfondimento particolare molto interessante. Li ridico, li ricito per conclusione: Tiziano Binini, presidente e fondatore di Binini Partners, ingegnere, Franco Bontempi, ordinario di tecnica delle costruzioni a Sapienza Università di Roma, Stefano Canali, Mitsubishi Electric, Claudia Chiti, Manni Green Tech, Gruppo Manni, Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto e Simone Monotti, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Terni. Vi ricordo che entro 24 ore dalla conclusione di questo webinar riceverete una mail con un attestato di partecipazione rilasciato direttamente dalla piattaforma e domani parleremo di defiscalizzazione e misure fiscali.